Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Laura Antonelli è stata una talentuosa attrice italiana, nata il 28 novembre 1941 a Pola, in Istria. La sua carriera artistica ha preso il via negli anni 60, guadagnando rapidamente fama grazie alla sua straordinaria bellezza e al talento recitativo. Ha recitato in una vasta gamma di film, spaziando dalla commedia all'erotismo sofisticato. Uno dei suoi ruoli più noti è stato in Malizia, 1973, diretto da Salvatore Samperi, che le ha conferito una notorietà internazionale. Laura Antonelli è stata anche un'icona di stile, ritratta spesso nelle pagine di riviste di moda. La sua carriera, purtroppo, ha attraversato alti e bassi, ma il suo contributo al cinema italiano rimane indelebile. Francesca Romana Coluzzi, nata a Tirana il 20 maggio 1943 e successivamente naturalizzata in Italia, ha manifestato fin da giovane una chiara passione per l'arte drammatica. Con l'avvento degli anni 70, la carriera di Francesca Coluzzi ha preso una piega distintiva diventando una caratterista di notevole fama, soprattutto nel contesto della commedia scollacciata o sexy. Spesso affiancata a Lino Banfi, con il quale ha realizzato divertenti duetti comici, ha delineato ritratti femminili di mogli giunoniche e burrose. Tra i titoli più significativi di questa fase della sua carriera troviamo L'insegnante del 1975, ancora accanto a Renzo Caprioli. Purtroppo, la sua carriera e la sua vita sono state interrotte da una neoplasia polmonare che l'ha portata via prematuramente all'età di soli 66 anni nel 2009. Ria De Simone, nata a Roma nel 1947, a soli 14 anni, fa il suo debutto cinematografico accanto alla sorella Lili Romanelli in Totò Trufar 62, interpretando il ruolo di una delle collegiali compagne della figlia di Totò, Estella Blaine. Con un aspetto mediterraneo e un fisico prosperoso, Bruna diventa, tra il 1972 e il 1988, uno dei volti più riconoscibili della commedia sexy all'italiana. Ha spesso assunto il ruolo della donna matura e sexy, senza inibizioni, ma con incursioni in vari generi cinematografici, dall'action al thriller horror. Oltre alla sua carriera cinematografica, si dedica anche alla musica, incidendo l'album Ricominciare e accompagnando il cantante Rocky Roberts in una tournée nel 1987. Purtroppo ci lascia nel 1995 a causa di un tumore cerebrale, all'età di soli 48 anni. Daniela Giordano, originaria di Palermo, fece il suo debutto cinematografico l'anno successivo alla vittoria di Miss Italia, nel 1967, con il film I Barbieri di Sicilia insieme a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Dopo aver raggiunto il terzo posto a Miss Europa, proseguì con successo la sua carriera cinematografica. Negli anni 70, si distinse soprattutto nei generi horror, western e commedia erotica all'italiana, pur rifiutando di apparire nuda sullo schermo. Tra il 1967 e il 1980, la sua filmografia include una vasta gamma di pellicole, da Playboy e di Enzo Battaglia nel 1967 a Vedo Nudo, di Dino Risi con Nino Manfredi nel 1969. Si ritirò dopo il 1980 nella sua amata Sicilia. Daniela Giordano ci ha lasciati il 16 dicembre nella sua città natale, Palermo. Jenny Tamburi, nata nel 1952, è stata un'attrice italiana avvenente e esuberante, attiva nel cinema, teatro e nella televisione, nonché showgirl, conduttrice. Jenny è stata notata per la sua bellezza semplice e naturale, oltre che per la sua recitazione spontanea e priva di artificiosità. Il suo debutto avvenne a soli 17 anni nel film Splendori e miserie di Madame Royale, 1970, di Vittorio Caprioli, sotto il nome di Luciana Della Robbia. Jenny ha attraversato la stagione della commedia sexy e dei polizieschi all'italiana, partecipando a film come Le scomunicate di San Valentino, 1973, di Sergio Grieco. Negli anni 80, Jenny ha recitato nella serie TV Professione Vacanze. Dopo il suo ultimo film nel 1986, Voglia di guardare, diretto da Gio D'Amato. È morta nel 2006. Lilli Carati è stata un'attrice italiana nata il 23 settembre 1956 a Varese e scomparsa prematuramente il 20 ottobre 2014. La sua vita e carriera sono state caratterizzate da successi e difficoltà, e ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema italiano degli anni 70 e 80. Negli anni 70, Lilli Carati apparve in diversi film di genere,
tra cui commedie, polizieschi e commedie sexy all'italiana. Tra i suoi film più noti di questo periodo, ci sono Casanova e Co. 1977, di Franz Anteller, La compagna di banco, 1977, di Mariano Laurenti. Nel corso della sua carriera, Lilli Carati ebbe anche esperienze televisive, partecipando a programmi come Drive-In e Fantastico. Tuttavia, la sua vita fu segnata da alti e bassi. Moana Pozzi, nata il 27 aprile 1961 a Genova, Italia, è stata un'attrice pornografica, politica e conduttrice televisiva italiana. La sua vita è stata caratterizzata da una carriera poliedrica, che ha spaziato dalla pornografia all'impegno politico. È entrata nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento negli anni Ottanta. Inizialmente, ha lavorato come modella e attrice, ottenendo anche piccole parti in alcuni film mainstream. Tuttavia, è diventata maggiormente nota per la sua carriera nell'industria del cinema per adulti. Ha continuato la sua carriera nel mondo dell'intrattenimento, partecipando a programmi televisivi e svolgendo ruoli in film e fiction. La sua vita è stata segnata da problemi personali, compresi gravi problemi di salute. È morta il 15 settembre 1994 a causa di un tumore al fegato, all'età di 33 anni. La sua figura rimane comunque un'icona controversa, nota per la sua combinazione unica di carriera nel cinema per adulti, impegno politico e presenza mediatica. Silva Coscina è stata un'attrice croata, nata il 22 agosto 1933 a Zagabria, Jugoslavia, attualmente Croazia, e scomparsa il 26 dicembre 1994 a Roma, Italia. Si è particolarmente distinta negli anni 60 come una delle attrici europee più prominenti. Nel corso della sua carriera, Coscina ha recitato in oltre 70 film e programmi televisivi in vari paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Tra i suoi ruoli più noti c'è quello di Cleopatra nel film La guerra di Troia, 1961. Ha anche recitato in film come Giove in doppio petto, 1962, e Rapina al furgone blindato, 1978. Inoltre, ha partecipato a commedie e film drammatici, dimostrando la sua versatilità come attrice. Silva Coscina è deceduta a 61 anni nella sua casa a Roma, Italia, a causa di un attacco di cuore. Marisa Mell, nata come Marlies Dersmoitzi, è stata un'attrice austriaca, nata il 24 febbraio 1939 a Graz, Austria, e scomparsa il 16 maggio 1992 a Vienna. La sua carriera cinematografica si è svolta principalmente negli anni 60 e 70, contribuendo al cinema europeo e internazionale. Ha iniziato la sua carriera come modella, ottenendo presto notorietà grazie alla sua bellezza e al suo carisma. Successivamente, ha fatto la transizione al cinema. La sua carriera cinematografica ha preso slancio negli anni 60 e ha ottenuto ruoli in diversi film europei e internazionali. Ha lavorato con registi famosi come Mario Bava e Dario Argento. Durante la sua carriera, ha condiviso lo schermo con attori famosi, contribuendo al suo status di sex symbol dell'epoca. Marisa Mell è scomparsa prematuramente a 53 anni a causa di un cancro al pancreas a Vienna, Austria. Maria Baxa è stata attrice serba nata il 30 agosto 1943 a Belgrado, Jugoslavia, ora Serbia. Ha ottenuto notorietà soprattutto negli anni 70 e 80, lavorando principalmente nel cinema italiano e jugoslavo. Ha recitato in diversi film durante la sua carriera, spaziando tra generi come commedia, dramma e erotico. Tra i suoi lavori più noti ci sono film come La moglie giovane, 1974, Il gatto mammone, 1975, e La compagna di banco, 1977. Maria Baxa è spesso associata al genere cinematografico erotico, che era popolare negli anni 70. I suoi ruoli in film di questo genere l'hanno resa un'icona per i fan del cinema erotico italiano. È morta il 14 novembre 2019.